Come vedete dagli sfondi, siamo a Cividale e ci accompagna anche il suono delle campane. Non so da quale campanile vengano le campane, perché qui siamo pieni di campanili e di campane, vero? E le campane di solito fanno festa e chiamano in chiesa. Io qui prima o poi parlerò, invitato da amici, a dire che sarà dimostrato molto bene che amo un Dio che mi caccia fuori dalla chiesa. E ovviamente sarà molto interessante, perché l'abbiamo già assaggiato questo titolo da amici che vanno in chiesa e anche da quelli che non vanno in chiesa, e dicono che ci saranno, perché il tema è curioso, per vedere che razza di Dio è quello che ci manda fuori chiesa e qual è quel Dio che, anziché chiamarci in chiesa, e ci chiama in chiesa, vuol fare di noi una chiesa, la sua chiesa. E sarà una cosa meravigliosa. Piace anche a me che ne parlerò. Senti, ascolta, siccome stiamo facendo delle interviste, no? E allora, sai perché mi hanno chiamato qui a Cividale? Per tenere una serata, che giorno è? L'11 maggio, a parlare di un Dio. Io sono, non lo vedi, sono un sacerdote, un... Devi chiudere gli occhi per... No, credo. Ascolta, e allora mi chiamano perché a quella conferenza, che poi non sarà una conferenza ma sarà un momento di confidenza, no? E di spontaneità, a quella conferenza ho voluto dare un titolo un po' interessante: amo quel Dio che mi caccia fuori di chiesa, no? E questo titolo abbiamo assaggiato in questi giorni, piace moltissimo a molta gente, non tanto e non solo perché non va mai in chiesa, ma perché vuole scoprire un Dio che ama anche quelli e soprattutto quelli che in chiesa mai ci vanno. E questa è una scoperta, penso, che fa venire anche a te quella sera, e ti vedrò presente in terza fila, se non in prima fila. L'11 maggio, che è una domenica. Cos'è una domenica? È una domenica. Ascolta, no, ma non è che devi fare un piacere a noi, è che noi volevamo fare un piacere a te, scoprire una cosa molto liberante, sai? Una cosa molto bella, dove uno si accorge, per esempio c'è qualcuno che dice: ma io in chiesa ci vado raramente, quando ci vado, vabbè, ci vado, ma a me piace parlare in diretta a Dio. Bellissimo questa frase, mi piace molto, in diretta, perché Dio dice: ho scoperto che è dentro di me. È una cosa magnifica. Sembra dire che chi va in chiesa sembra ignorare che Dio è anche fuori chiesa, non ti pare? Anzi, le chiese fuori chiesa sono più ampie, non ti pare? Quindi sei invitato in maniera indiretta. Come ti chiami? Io mi chiamo Andrea, e tu? Agnello. Ti par poco. A Pasqua poi l'agnello? Agnus Dei. Che cosa fa? Prende su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati. Ma per fortuna che si è sacrificato un altro per me e per te, è vero? Beh, però io penso che l'agnello, per essere agnello, è bene che si lasci mangiare, è vero? Sì, va a finire che si lascia mangiare, o no? Che agnello? Il pane che non si lascia mangiare, che pane è? Cosa dici tu? Tu non vivresti senza pane, o no? Poi dicono, nessuno si lamenta che il pane nella cesta sparisca. Tutti sono contenti, vuol dire che è buono, è vero? Io ho mai visto un pane buono scappare dalla cesta. È vero? È difficile. Anzi, è contento di lasciarci talmente mangiare che diventa un uomo. È vero? Però è interessante pensarlo, no? Ecco, si lascia volentieri mangiare, e pensa che quell'agnello di cui noi due abbiamo parlato, e che non siamo effettivamente noi due,
è un agnello che si è lasciato mangiare e si lascia mangiare in chiesa, alla comunione, da noi tanto per diventare me o te, ma perché noi due diventiamo lui. È una cosa stupenda. E Sant'Agostino qui va in estasi e dice: ma che Dio è questo che si è fatto cibo non per tramutarsi in me, ma che, perché io mi tramuti in lui. Allora a questo punto c'è da ringraziare, mi pare, no? Anche perché poi l'uomo si dimentica che è stato fatto da Dio e Dio lo vuole trasformare in Dio. E allora la famosa espressione della Sacra Scrittura che tu conoscerai, voi siete dei. E io mi dico: Andrea, te ne sei dimenticato. E quando me lo ricordo, allora comincio ad aggiustarmi la cravatta. No, comincio anch'io. Non so come dite voi qui nel Friuli. Ma io non sono friulano. Di dove sei tu? Beh, io col nome che ho non posso che essere campano, insomma. Campano? Ma perché lo dici quasi buttandoti via? No, assolutamente. Oh. No, anzi, però volentieri l'incontro e spero di così continuare a seguire questa discussione. Sarà questo il senso? Va bene. E sarà questo il senso della confidenza, sai? Perfetto, allora, per far scoprire all'uomo di essere più grande di quello che pensa di essere. È vero, sai? Perché noi tanto valiamo quanto siamo amati. Difatti ciascuno porta a braccetto qualche... Non quanto amiamo, quindi? No, quanto siamo amati. Bravo, questa sottolineatura mi piace. Ma allora noi dobbiamo amare o no? Se siamo amati riusciamo ad amare, se no. Ma forse la grandezza sarebbe in quello, amare anche senza essere amati. Sì, perché è il riflesso di uno che ti ama senza chiederti di essere amato. Vero? Vero? Allora a un certo punto la tua vita diventa una riconoscenza tale che il tuo amore sarà proprio gratuito. Approfondiremo questo concetto. A noi due dobbiamo fare tanta strada. Ne parleremo. Così diceva una ruota della bici all'altra. Ciao. Ciao Agnello, ciao. Grazie. Ciao. Salutami il tuo amico lì, sai. Porterò anche lui. Porta, bravo. Ciao. Guarda che noi dobbiamo dare. È la locandina, che è quello? Eccola qua. Paola, piacere. Paola, io mi chiamo Andrea, lui chiama Silvano. Ciao. E lui si chiama Pierangelo, lo conosci? Oh, che bel nome. Lo conosci? È il tuo cliente. Ho detto io che avevi una voce da reverendo, Dio caro. Ma guarda, io amo un Dio che mi fa la folla d'accesa. Mi piace sta cosa. Mi piacciono le voci da reverendo. Sì. Mi mettono serenità. Ah, no. È vero. Okay. E per cui quella sera lì verrai a scoprire Che questo, ho scoperto che Dio, il vero Dio, mi manda fuori chiesa. E tu sarebbe non è che vai troppo in chiesa, vero? Non ho tempo! E poi di vedere quelle quattro stupidine che parlano dei loro cavoli a me non interessa. Io quando devo trovare lui gli parlo in diretta. Gli parlo in diretta, in spirito e verità, vedi come si fa. Gesù ha detto. Ha detto che Dio è dappertutto. Che allora. Bello, e Dio è dappertutto. Allora è vero. Mi fa piacere comunque, ve la prendo volentieri. Ma comunque per essere ancora motivata. Se vieni quella sera, capirai perché anch'io amo quel Dio, un uomo di chiesa pensa che è contento di avere un Dio che lo manda fuori chiesa. Sai perché? Sarebbe anche giusto che facesse porta a porta. Perché mi dice, come ti chiami tu? Paola. Mi dice che Paola vale più della chiesa che tu abiti. È vero, sai? Ah, bellissimo. Perché mi dice che Paola è la mia chiesa, dice Gesù. Io abito in lei, ma tu pensa, una roba del genere. Ed è una novità anche per te, vero? Perché non ci si pensa mai? No, si pensa a tante cose, sempre nel momento del bisogno magari, però ogni tanto si pensa. E poi è bello anche questa mattina essere venuti qui in un momento in cui tu non hai da fare. No, vai a prendere il bagno da pulire, ma vado adesso. Ma veniamo noi dopo. Sono convinta. Ti ringrazio tanto. Grazie, mi auguro una buona bene, giornata. Grazie a te. Bene. Ciao, è stato un piacere. Volentieri, siete molto carini. Ciao, grazie. Ciao. Però dalla faccia si vede che dunque
padre. Dunque hai un rapporto paterno con questi figlioli. Facciamo zierno, va. Zierno. Zierno? Sono zio in pratica. Zio? No, sono i miei alunni questi. Quindi un rapporto paterno. Beh, mi sento più zio. Non paternalista. Lo so, certo, infatti io mi sento più zio. Si è a rischio di essere certo, no, perché questi qua ogni tanto una strapassata ci vuole. Sì. E sì, ne ha già preso più di una sulla corriera stamattina. Sì. Eh sì, E quando non stanno fermi, quando non fanno quello che si dice, bisogna farlo. No, ma è un modo paterno. Quello è il modo giusto, secondo me. Sì, non è mica, mica buonismo. No, buonismo è inutile, secondo me. Senti, guarda, sto titolo qua, venite qua, un titolo interessante. Provo a leggerlo ad alta voce. Un momento, molto importante. Vieni. Diciamo il Dio che mi manda fuori dalla chiesa. Esperienze e confidenze di padre Andrea Panont, teologo, poeta e scrittore. Venerdì 11 maggio, ore 8, cioè, praticamente domani alle no 20. No, facciamo il maggio, ce lo diamo Gisella. Purtroppo non saremo qua noi, perché noi già oggi torniamo, andiamo a Aquileia. Allora verrò l'11 giugno a Cremona. Facciamo, non si sa mai, telefoniamo al vescovo. Pensa a parlare, lo diciamo al vescovo, ecco, che è un religioso, un frate, un prete che ama Dio, un Dio che lo manda fuori chiesa. Ma tu pensa se non è curiosa la cosa? Certo, ma è giusto che vada fuori. È giusto? E secondo me sì. Perché stare solo in chiesa, c'è gente che non ci va, se non va fuori perché cercare quelli che non vanno a trovarlo in chiesa. Ma cioè, neanche, Dio manda qualcuno fuori anche. Molti mandano sì, fuori. Dovrebbe, dipende cosa vuol dire mandarli fuori. Perché mandarli fuori è una cosa, mandarli fuori nel senso li manda via, ma c'è anche Dio che manda i suoi messaggeri, li manda ad evangelizzare. Bravo. Poi mi manda fuori chiesa non tanto per chiamare gli altri in chiesa, ma per rivelare che ciascuno di noi è la chiesa di Dio. Certo. È il tempio di Dio, tu lo sai bene, l'hanno insegnato. Com'è? Non credo nella religione. Appunto, è per questo. E tu non devi credere alla religione, devi solo sapere quello che c'è già, anche se, anche se io non lo so, ma è vero che Dio è dentro di noi, ci ha creati Lui e ha fatto delle meraviglie di cui manco siamo coscienti. È vero, eh? Allora questo, a un certo punto, ma guarda un po', sento che è la risposta delle cose più belle che desidero avere ed essere. È vero, eh? Perché l'uomo ha dentro di sé un desiderio immenso di essere immenso. Tu quando senti parlare di innamorati, ti amerò di un amore eterno, che dopo 4 ore si fa. E invece dentro c'è un'urgenza, che l'amore sia eterno, è vero? Magari, tu che sei un ragazzo cresciuto. Magari, un po' qualche anno, dai. Ma è vero, sai? Sì, lo so. Magari, ma questo è possibile. Lo so, il problema tante volte, cioè non è che non ci credo, è che purtroppo il giorno d'oggi ti viene quasi a volte di non crederci, vedendo quello che si trova. Ma in questo momento noi due guardandoci ce lo riveliamo a noi. Noi ce lo diciamo, noi possiamo dire. Ti parlo più tanto. Lo so. Ti parlo poco. Interessante, bravo. Dopo non so che cosa volete fare voi. in proporzione, diciamo. Ma tu come prenderesti questo titolo se fosse spiegato bene? Io direi che questo qua sarebbe uno che è contro la Chiesa. Che è contro la Chiesa? Sì, perché se mi dice io amo quel Dio che mi manda fuori Chiesa. È contro la Chiesa. Direi di sì, una roba del genere. Oppure pensa che la Chiesa dovrebbe essere in un altro dovrebbe modo. Essere anche fuori, più che dentro. Ecco! Hai trovato! Ha capito il titolo? Sì. E allora te lo tieni questo qua. Te lo lasciamo. Grazie. Perché quelli che non vanno mai in chiesa. Qui c'è scritto sì, anche. Sì, beh, d'accordo, è giusto. Qui c'è scritto sì, anche. Sì, che ama il centro di San Francesco. E che ama particolarmente. Coloro che non vanno mai in chiesa. Per dire che anche loro sono in chiesa, insomma. Beh, il Signore non dovrebbe essere solo là, dovrebbe essere dappertutto. Bravo. Dovrebbe, No. Non lo so.
Quello non lo so. Perché poi si va oltre, se si va oltre. Non si la finisce più. Per incontrarlo non occorre andare né in chiesa e dentro qua. Sì, sì, bisogna averlo dentro, non fuori, perché fuori non serve. Boh, vi saluto. Marco. Leggi il titolo di questa. Amo dirlo. Prendila, sì. Te lo lasciamo. Grazie. Mando alle 20:30. No, ma lui già l'alta voce il primo giorno. Amo Dio che mi manda fuori chiesa, esperienze e confidenze. Venerdì 11 maggio, va bene. È la chiesa dietro di San Francesco. Sì, 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 sì. Però poi leggi qua. Teologo, poeta, scrittore. Ti pare no, Caso padre. Dopo posso scrivere. Che? Che non vanno mai in chiesa. Allora sono di quelle. Peccato in tempo. Ma come titolo? Non è male, non è male. Per tutte quelle che non vanno in chiesa. I miei amici del tuo titolo. Particolare, eh? Penso che sia una cosa interessante. Allora ti aspetto il primo figlio a te. Io non va mai in chiesa. Io non va mai in chiesa. No, ma il giorno non siamo neanche in chiesa. Poi. Ecco, però. Siamo in una sala e quindi non c'è. No, non c'è. Saluto, scusate che ho un telefono. Arrivederci. Grazie.